Buongiorno, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del Capodanno al tempo del Covid. È iniziato questo 2021 con delle modalità assolutamente diverse rispetto agli anni scorsi. Le restrizioni della pandemia e la zona rossa istituita infatti hanno limitato molto gli spostamenti, strade, piazze deserte a Catania in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno. La zona rossa ha impedito i festeggiamenti come avveniva di solito, come è avvenuto sino agli anni scorsi, allo scoccare della mezzanotte. Vediamo il resoconto nel servizio di Filippo Romeo. Strade deserte, ristoranti vuoti, cucine aperte solo per il domicilio e per l'asporto. Capodanno in tempo di pandemia a Catania. Le piazze gremite di gente, stavolta solo un ricordo. Festeggiamenti insoliti che entreranno nella storia, si spera, per la loro unicità. Cenoni consumati con poche persone, i parenti più stretti, alla stessa tavola niente amici, bandite, tombole e giocate a carte. Un giorno di ordinario lockdown, come tanti nel 2020 purtroppo, in cui però si respira aria di festa. A farne ancora una volta le spese i ristoratori, un settore, quello del food, che ha chiuso l'anno con un fatturato dimezzato rispetto a quello precedente. Tante le attività che hanno chiuso, altrettante quelle che hanno cercato di sopravvivere alle restrizioni di volta in volta applicate. Ci siamo difesi con gli asporti e domicili. E noi domicili ci siamo, allungati, se così si può dire, anche nelle zone un po' più lontane su tutta la regione, quindi Pachino, Marzamemi, Modi, Caragusa, Cesarò, dico quelli più lontani, ma Messina, Palermo. Per l'ultimo dell'anno, pochi ristoranti rimasti aperti, troppi costi da sostenere, soprattutto quelli connessi al delivery. Una buona percentuale di persone hanno preferito ordinare e farle portare le cose a casa. Però è ovvio che affidarci a delle società che si occupino delle consegne al posto nostro non è conveniente perché ci chiedono una certa percentuale, già gli incassi sono ridotti, quindi cerchiamo di evitare di affidarci ad altri e consegniamo noi direttamente. Discorso diverso invece per panifici e rosticcerie. A farla da padrone sulle tavole dei catanesi, i piatti tipici della tradizione, scacciate e crispelle, ma quest'anno è entrato nel menù del cenone anche il sushi. Penso come più aperitivo, come entrée, diciamo, all'inizio della cena del cenone. Viene utilizzato, diciamo, principalmente per questo motivo. Non è tutto il cenone di Capodanno a base di sushi. Spazio anche per i menù di alta cucina, come quelli confezionati da un noto chef catanese che, visto il periodo, ha consegnato personalmente le sue pietanze. Questo anno è il mio 47° anno di attività. Anni straordinari, 47 anni di grandissimi successi e posso garantirti che la pandemia non mi ha minimamente spaventato, perché comunque abbiamo passato tanti anni fa problemi probabilmente non gravi come la pandemia, ma sicuramente più importanti per chi come me ha fatto impresa negli anni 80, che erano i famosi anni di piombo, e sai a cosa mi riferisco, per cui anni in cui la paura era che dover rispondere al telefono e sentirsi richiedere il famoso pizzo. E abbiamo passato quegli anni. Per cui secondo me quello della pandemia, che è un momento sicuramente molto, molto pesante, riusciamo a viverlo con uguale voglia di farcela. Beppe, allora tutto da portare in forno a 180 gradi per 6-8 minuti. Ci sono invece dei oggetti da mettere in frigo, che sarebbero questi due, e tutto il resto. Grazie, buon anno, buon anno. Grazie. Buon anno anche a te, di cuore. L'anno prossimo sarà migliore di questo. Siamoci, Auguri a tutti. sicuramente. Ciao. E un bambino di 8 anni ha perso due dita della mano sinistra per l'esplosione di un petardo che aveva trovato per terra ieri sera a Catania. Il piccolo è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro, dove è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza dell'equipe medica del reparto di chirurgia plastica diretto dal professor Rosario Perrotti. I medici stanno cercando di conservargli la funzionalità dell'arto. Sempre a causa dei botti di Capodanno, nell'ospedale Cannizzaro è ricoverato anche un 73enne di Paternò per una ferita alla mano sinistra, mentre un 25enne di Catania è stato medicato al volto, al pronto soccorso e poi dimesso.
E c'è anche chi ha approfittato dei botti di Capodanno per mettere a segno un furto con spaccata, approfittando appunto dei rumori determinati dei fuochi d'artificio. I ladri hanno preso di mira la filiale Compass di Viale Vittorio Veneto a Catania, asportato la cassaforte. Hanno atteso la mezzanotte per entrare in azione quando il frastuono dei botti di fine anno coprisse il rumore della spaccata che da lì a breve stavano per compiere. Furto nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio alla filiale Compass del Viale Vittorio Veneto a Catania. Rubata la cassaforte interna del centralissimo ufficio della società finanziaria di proprietà del gruppo Mediobanca. All'interno vi erano custoditi poco più di 5.000 euro. Il metodo utilizzato dai malviventi è stato quello dell'autoariete, con una Fiat 500, ritrovata poi qualche ora dopo dalla polizia e risultata rubata. I ladri allo scoccare del nuovo anno hanno sfondato questa vetrina su via Caserta e una volta dentro hanno ancorato il forziere all'utilitaria e lo hanno sradicato e portato via con lo stesso veicolo. Nessuno, nonostante fossero in corso i festeggiamenti per il Capodanno, pare abbia visto o sentito nulla. Il boato della vetrata antisfondamento, mandata in frantumi dall'auto a tutta velocità, forse scambiato per uno dei tanti petardi esplosi per salutare il 2021. Eppure la zona residenziale è densamente abitata e visti i divieti imposti dalle norme anti-Covid, a quell'ora erano tutti in casa a brindare al nuovo anno. L'azione è durata pochi minuti, in quattro sono entrati in azione, due forse giunti sul posto con un altro veicolo che avrebbero lasciato al centro della strada in via Caserta per impedire il transito di altri mezzi. Scattato l'allarme, subito sul posto sono giunte due pattuglie della polizia, ma dei malviventi già nessuna traccia. Sull'accaduto indaga la squadra mobile, che ha già acquisito i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza. Ieri mattina, nonostante il giorno di festa, operai al lavoro per chiudere la vetrina della filiale, che è stata presidiata da un vigilantes. Era da tempo che in città non si registravano furti con spaccata. A scoraggiare i malviventi, forse, le precauzioni prese da molti commercianti, paletti davanti ai negozi o sistemi di sicurezza nebbiogeni che in caso di effrazione sprigionano un denso fumo che impedisce la visuale. Non è escluso che stavolta i ladri abbiano prima effettuato un sopralluogo, forse fingendosi clienti, e constatato l'assenza di antifurto di ultima generazione e localizzato la cassaforte e poi studiato nei dettagli il colpo di Capodanno. Un altro furto, questa volta di pecorelle in resina dalla presepe allestito dinanzi alla chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie, è stato compiuto nella zona di Carrubba di Ognina a Catania. Le videocamere di sorveglianza hanno immortalato il gesto. Prima del furto il ladro, quasi a voler preventivamente chiedere perdono per quanto stava facendo, si è segnato due volte con il gesto della croce. Mario Grasso. Prima il doppio segno della croce, quasi a chiedere il preventivo perdono. Poi il furto di due pecorelle e un galletto in resina dal presepe allestito sul sagrato della chiesa parrocchiale Santa Maria della Grazia in Carrubba, ad Ognina, Catania. Le immagini del sistema di videosorveglianza raccontano quanto accaduto, immortalando quest'uomo dalla presunta età di una trentina d'anni che, dentro una busta di plastica, inserisce parte della rappresentazione della Natività per poi scappare. Un gesto che ha suscitato sconforto ma anche rabbia in parrocchia, anche perché la rappresentazione della Natività per giorni aveva suscitato l'ammirazione dei parrocchiani e soprattutto dei più piccoli. Il presepe era così, come si vede dalle immagini che Rai TV ha registrato qualche giorno fa. La razzia è stata compiuta domenica scorsa intorno alle 4 del pomeriggio con nonchalance e freddezza, così come spiega il vicario parrocchiale Dollino Augusta. Certamente mi viene in mente questa considerazione che al tempo di Gesù portavano i doni, oggi li portano via dal presepe, quasi che la situazione si sia ribaltata. In tutto questo c'è un pizzico anche strano, che il furto è preceduto da un doppio segno di croce, quasi a chiedere il perdono prima che avvenisse il furto. Il presepe era stato allestito su un progetto che vedeva la vera e propria trasposizione scenografica della Natività sul sagrato della chiesa, una trasposizione scenografica nella quale il fedele avrebbe dovuto immergersi all'interno della stessa, quasi fosse uno dei protagonisti, testimone della nascita di Gesù. La considerazione di questo presepe è che è stato fatto a dimensioni naturali, perché questa storia dell'incarnazione non va vista da lontano, ma bisogna entrarci dentro. Quindi i bambini, le persone giravano attorno ai personaggi, i bambini toccavano. Il dispiacere che è stata tolta questa possibilità ai bambini più piccoli.
e anche dispiacere di questo povero uomo che per vivere forse deve ricorrere a questo espediente, vuol dire che la sua situazione è un po' difficile, un po' tragica, oserei dire. La considerazione di questo presepe è che è stato fatto a dimensioni naturali, perché questa storia dell'incarnazione non va vista da lontano, ma bisogna entrarci dentro. Quindi i bambini, le persone giravano attorno ai personaggi, i bambini toccavano. Il dispiacere che è stata tolta questa possibilità ai bambini più piccoli e anche dispiacere di questo povero uomo che per vivere forse deve ricorrere a questo espediente, vuol dire che la sua situazione è un po' difficile, un po' tragica, oserei dire. Stiamo parlando di tre pezzi in resina poi in definitiva. Allora, tre pezzi in resina e poi dei cestelli di vimini, questi fatti artigianali, e delle brocche di terracotta. Quindi si tratta davvero di un furto di poco conto, però è importante il segno che l'Allan ha lasciato nella comunità. Sì, chiaramente c'è stata una levata di scudi da parte di tutti, nessuno anche in situazione difficile accetta un gesto di questo genere. Certo, se avesse chiesto aiuto alla parrocchia avremmo rimediato meglio. Sconforto, rabbia, dicevamo, ma c'è sempre tempo per redimersi. Ce l'aspettiamo che un bel giorno, una bella sera, vedendo il presepe, ritroviamo i personaggi allo stesso posto. Un ignobile gesto di teppismo si è registrato in occasione dei festeggiamenti del Capodanno a Riposto. Ignoti infatti hanno fatto esplodere alcuni grossi petardi all'interno di due cestini solitamente usati per i rifiuti e posizionati sul lungomare di Torre Archilafi. State vedendo le immagini registrate stamattina. Un episodio deprecabile compiuto da balordi che lascia sconcertati. Già ieri mattina comunque di buon'ora gli operatori della Tech Servizi che cura la pulizia sul lungomare con estrema solerzia ha provveduto a rimuovere i detriti scaturiti dallo scoppio che erano sparsi sulla pista di atletica, come vedete dalle immagini. Adesso i due cestini getta rifiuti distrutti dall'esplosione dovranno essere sostituiti. E adesso andiamo invece a Mineo nella Catanese, dove è divampato un vasto incendio poco prima delle 10 di stamattina in contrada Terre Salse, appunto nel territorio di Mineo. State vedendo le immagini dei vigili del fuoco. A dare la segnalazione agli automobilisti che transitando sulla strada statale 417 che collega Catania con Gela hanno notato la lunga colonna di fumo denso e nero. Il rogo che interessa un deposito di autodemolizioni con all'interno un centinaio di autovetture sta impegnando severamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Caltagirone, Catania Sud e due autobotti arrivate dalla centrale di Catania e dall'aeroporto, quest'ultima di 25.000 litri, come informano appunto i Vigili del Fuoco. Sul posto anche il funzionario del servizio di Carabinieri di Caltagirone. Al momento non risultano esserci feriti o intossicati. Cambiamo decisamente argomento con una lieta notizia. Si chiama Antonio, pesa 3,7 kg ed è venuto alla luce un secondo dopo la mezzanotte del 1 gennaio 2021 nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Probabilmente si tratta del primo nato in Italia in questo nuovo anno. Mario Grasso. Si chiama Antonio, è catanese ed è venuto al mondo alle 00,01, cioè dopo un secondo appena dallo scoccare della mezzanotte dell'1 gennaio nel reparto di ostetricia al Garibaldi Nesima di Catania. Potrebbe essere lui a detenere lo scettro del primo nato in Italia nel 2021, ma è una vera e propria gara che Antonio ha inconsapevolmente acceso con Hillary, una bimba di 3,5 kg nata allo scoccare esatto della mezzanotte nell'ospedale Panico di Tricase. Siamo nel Salentino. Al di là del primato meno, l'ostetricia del Garibaldi Nesima di Catania si conferma centro di grande eccellenza al sud per l'assistenza alle giovani mamme anche nel periodo delle feste. Non nuovo infatti l'ospedale catanese, ha primati certamente da record ma soprattutto votati verso la qualità del servizio offerto ai nascituri, alle mamme e più in generale alle famiglie. Tornando ad Antonio, 3,750 kg, pensa sempre a mangiare, racconta la sua mamma Miriana. Mangia sempre. Com'è stata la sensazione di questo primo figlio? No, bella. Per le professioniste del reparto di ostetricia e ginecologia del Garibaldi di Catania Nesima si tratta solo del primo vagito tra i tanti che saranno sentiti nel corso dei prossimi 12 mesi.
In questo periodo sì, un momento così difficile e drammatico, è una bella cosa la nascita, una bella cosa veramente. Tutte le nascite sono ovviamente molto belle, ma lavorare nella notte tra il 31 e l'1 assieme alle giovani mamme, che si... È stato emozionante, il primo parto dell'anno è sempre emozionante. Puoi sapere che il primo parto probabilmente in Italia è ancora più bello. Ancora più emozionati, certo, ovvio, normale. Il professore Giuseppe Ettore dirige il reparto. Sicuramente la nascita di Antonio proprio quest'anno rappresenta realmente un segno di speranza, ma anche di rinascita, anche perché il ritorno alla normalità che tutti auspichiamo credo che possa partire proprio dalla nascita, il quale momento essenziale della vita è bello. Quindi credo che con Antonio ci rimpegneremo ancora per il 2021 a far sì che la nostra struttura possa accogliere tante altre coppie, tante altre gestanti e quindi tanti bambini. Abbiamo chiuso il 2020 con circa 2100 parti e quindi in un reparto dove la sicurezza è al primo posto e ovviamente la qualità, grazie anche alla struttura che ci consente dell'ANRAS Garibaldi di poter operare in sicurezza e qualità, ma anche tutto il resto, cioè quello che è importante, l'accoglienza. E in questo periodo storico l'accoglienza ha avuto un ruolo particolare, come accogliere oltre alla gestante anche il partner, quindi la presenza del papà in sala parto, attraverso ovviamente tutti i sistemi di controllo del tampone, Covid, eccetera, ci ha consentito appunto la sua presenza. Perché? Perché il papà è un ruolo importantissimo in un momento unico della vita. Quindi quando parliamo di accoglienza dobbiamo pensare che questo non è, si viene in ospedale non per curare una malattia, ma per un evento meraviglioso che è appunto la nascita. Cioè, dalle sue parole sembra quasi di capire che qui al Garibaldi Nesima, in questo reparto, le nascite avvengano a casa, così come si faceva decenni fa. È stato diciamo un progetto che è partito 20 anni fa e la gestione della gestante, della gravidanza fisiologica è a carico delle ostetriche. È come una volta, erano le ostetriche che si occupavano della gravidanza e della nascita. È chiaro che l'ospedale ci consente di poter intervenire tutte le volte che dalla normalità si passa alla patologia. Questo è, diciamo, l'evento peculiare di una struttura come questa. Però che a contatto della donna ci siano le ostetriche che possono non solo controllare e monitorare gli eventi del parto, ma dare anche quell'apporto empatico, supporto psichico in un momento così particolare come il parto. Il vicepresidente, nonché assessore per l'economia della regione siciliana, Gaetano Armao, ha tenuto stamattina una conferenza stampa sul web per presentare l'osservatorio sul credito e l'utilizzo del fondo di garanzia nazionale con l'analisi dettagliata della situazione economica al termine del 2020 e le prospettive per l'imminente futuro. Vediamo. Conferenza stampa di inizio d'anno stamattina da parte del vicepresidente e assessore per l'economia della regione siciliana. Presentato l'osservatorio sul credito e l'utilizzo del fondo di garanzia nazionale e l'andamento del debito al 31 dicembre del 2020, nonché l'analisi della situazione economica al termine dello scorso anno e le prospettive per l'anno appena iniziato. Un'analisi attenta e la speranza concreta nel futuro. L'iniziativa che stiamo presentando oggi è ascrivibile non tanto a quelle che vengono definite le analisi congiunturali o quantomeno le previsioni. Come diceva Niels Bohr, non c'è niente di più difficile che prevedere il futuro, soprattutto prevedere il futuro. Quindi siamo ben lontani dalla previsione di un assetto e di un divenire dell'economia siciliana sottoposta allo stress della pandemia, ma soprattutto alle incertezze del futuro. Quindi daremo delle ipotesi di prospettazione del 2021, del 2022, del 2023, un po' in linea con quanto contenuto nel documento di economia e finanza appena approvato all'Assemblea regionale. Faremo però un'analisi di contesto, cioè esamineremo gli ingredienti di questa
di questa situazione, ecco gli elementi che la costituiscono, le fondamenta, poiché attraverso un'analisi compiuta si può individuare il trend di crescita o il trend di stagnazione, il trend di crescita lenta o di crescita veloce. Quindi alcune variabili saranno declinate, ecco perché daremo una specifica attenzione alle infrastrutture e agli investimenti, perché daremo una specifica attenzione al credito, elemento essenziale per prospettare la crescita, e perché vedremo anche l'andamento del debito della regione, cioè la consistenza della nostra situazione debitoria. Negli ultimi anni c'è un costante divario di investimenti che ovviamente appesantisce il divario che esiste tra il centro-sud e il centro-nord. Quindi paradossalmente, quando si dice che in questi 10 anni il divario si è cresciuto anziché diminuire, è un dato assolutamente oggettivo. Da qui le legittime pretese che il recovery fund sia utilizzato per invertire questa disastrosa tendenza che vede allargarsi la forbice sempre più tra centro nord e centro sud. Senza un recovery fund che orienti gli 82 miliardi di trasferimento a bilancio, i 102 di indebitamento, non li orienti verso il superamento del divario che è il più grande fallimento dello Stato unitario, come dicono giuristi ed economisti. Il vero fallimento dell'Italia unita è stato il mantenimento per 160 anni di un divario inaccettabile. Questo divario è inaccettabile, insostenibile e non più procrastinabile. Su 100 euro investiti al sud, 45 tornano al nord. Questo la Fondazione SRM lo ha dimostrato, quindi conviene anche al nord avere un sud che produce, perché non solo ogni investimento ritorna, ma si ricrea un vero mercato. Le imprese del nord senza il mercato del sud sono destinate a una competizione defatigante fuori dai confini nazionali e quindi a soffrire. Occupiamoci adesso di viabilità. Via Mariani, nel popoloso quartiere catanese di San Giovanni Galermo, è una strada ormai non più percorribile perché letteralmente invasa dai rifiuti. La pesante denuncia arriva da parte dei residenti. Mario Grasso. Non è una discarica comune perché, ancor prima di essere una discarica, è il fantasma di una strada che per lunghi anni ha solcato buona parte del quartiere di San Giovanni Galermo, congiungendosi sino a Mascalucia. Via Mariani, o meglio quel che resta di Via Mariani, è oggi un avamposto del nulla che ferisce San Giovanni Galermo, chi vi risiede ai tanti che in quell'area posseggono delle proprietà terriere e che oggi non riescono nemmeno ad accedere più ai propri lotti, così come si vede dalle immagini girate questa mattina. I residenti lanciano l'ennesimo allarme perché si decide finalmente di ritracciare la strada, dove solo qui e là emerge ancora l'asfalto, perché una volta bonificata l'area la stessa possa tornare ad ospitare insediamenti civili e non incivili discariche. Questa in origine era, anzi è, Via dei Mariani. Via dei Mariani che decorre dalla chiesa madre di San Giovanni Galermo, dalla chiesa di San Giovanni Battista, e sale fino a raggiungere il comune di Mascalucia. Fine anni 70 fu realizzata l'edilizia popolare di San Giovanni Galermo, le case cooperative, che interruppero il decorso dei Via dei Mariani. Interrompendo la Via dei Mariani, la parte inferiore risulta ancora come Via dei Mariani, la parte superiore è stata abbandonata e dimenticata, tant'è che noi che siamo del posto, se dovessimo malauguratamente chiamare un'ambulanza, i pompieri quando ci sono stati degli incendi, anche la polizia municipale per altre cose eccetera, purtroppo dobbiamo dare appuntamento in altri posti di San Giovanni Galermo, perché non ci si riesce a raggiungere con le normali, neanche con i navigatori, insomma. Per cui non sappiamo davvero cosa fare. Tra l'altro, come potete ben vedere, non è più neanche percorribile per noi stessi. Dobbiamo percorrerla a piedi quando è possibile, talora non è percorribile neanche a piedi. C'è gente che ci abita, c'è gente che ha campagna, ma insomma è diventato veramente uno scempio totalmente abbandonato. Non c'è più l'asfalto, non c'è illuminazione, non c'è toponomastica. Ci sono dei numeri civici, ma che corrispondono alla vecchia Via dei Mariani, ma ovviamente anche i postini hanno,
hanno problemi a reperirli. Arriva al comune di, Mascalucia, sarebbe ovviamente un'ottima arteria per alleggerire quella che è la via Macello, perché negli orari di punta diventa anche molto caotica, quindi si potrebbe anche pensare questo. Inoltre dico, se la strada fosse ripristinata così come dovrebbe essere, così come noi penso abbiamo diritto che sia, potrebbe essere, ovviamente una volta che sia percorribile, la gente immagino scaricherà più in questo modo barbaro e quindi potrebbe essere anche meglio ripristinata. È da una settimana ormai gli autobus dell'azienda metropolitana trasporti di Catania non transitano più lungo le strade della collina Primosole a causa della precarietà dell'ammanto stradale. Disagi per gli utenti, in maniera particolare per gli anziani del posto. Il sottosuolo argilloso, progressivamente scivolando, ha causato delle difformità evidenti sul selciato stradale di alcune vie della collina di Primosole. Siamo a Catania, all'estrema periferia sud della città dell'Elefante, un'area completamente separata però dal contesto urbano, nella quale risiedono alcune centinaia di persone che sino ad una settimana fa hanno goduto del servizio di trasporto pubblico urbano assicurato dall'AMT. Uno servizio vitale soprattutto per gli anziani e per chi non ha un mezzo di trasporto autonomo. Gli autobus però da una settimana a questa parte non transitano più da Via del Vischio, ad esempio, dove le piccole frane, una strada in forte pendenza, hanno di fatto impedito il passaggio dei mezzi pesanti. Sulla stessa strada, alla fine del 2018, è intervenuta l'amministrazione pugliese per tamponare precedenti frane, che oggi però si sono nuovamente attivate. La strada è crollata in alcuni punti critici, questo era già avvenuto circa 2 anni fa, il comune aveva fatto degli interventi, purtroppo soltanto provvisori a causa del dissesto che aveva colpito il nostro ente, però adesso il problema si è presentato nuovamente. Effettivamente i mezzi dell'AMT non hanno la possibilità di transitare perché mettono in serio pericolo le condizioni del mezzo e anche appunto della gente che utilizza i mezzi di trasporto pubblico, però non c'è una nota ufficiale, non c'è un documento appunto idoneo da parte dell'AMT il quale comunichi l'effettivo disservizio. Ecco perché i mezzi dell'AMT purtroppo da diversi giorni non stanno svolgendo l'ordinario giro in collina Primosole, quindi i residenti sono completamente isolati da circa una settimana. Ecco perché chiediamo all'amministrazione comunale di garantire subito il ripristino del mando stradale e mettere l'AMT nelle condizioni di fornire nuovamente il servizio in modo completo. Sempre incontrata a Primosole ma in via della Valeriana, i residenti segnalano altre buche, stavolta probabilmente provocate dagli interventi del consorzio di bonifica, che anche in questo caso impediscono il passaggio degli autobus, costringendo i residenti a raggiungere le strade a piedi della collina pur di salire nel mezzo di trasporto pubblico. Per Vaccarizzo il trasporto è fondamentale perché è una periferia purtroppo molto distante dal centro storico. Noi abbiamo bisogno di un dialogo trasparente e chiaro con l'AMT. Dobbiamo sapere se il servizio va momentaneamente sospeso o ripreso in modo completo, magari fornendo un giro soltanto più circoscritto, più piccolo, però bisogna fornire la giusta comunicazione ai residenti che non possono assolutamente vivere nel dubbio che il servizio magari in alcuni giorni viene fornito e in altri no. Nei primi del 2021 chiederemo subito una commissione congiunta, lo potrò fare io come membro della quinta commissione consiliare, insieme all'AMT, l'assessorato che ha la delega alle manutenzioni e possibilmente anche il consorzio di bonifica, che purtroppo non sempre va a garantire proprio la propria attività di ripristino della qualità del mando stradale nel migliore dei modi. Ecco perché cercheremo di coinvolgere anche il consorzio. A fine gennaio il Duomo di Catania sarà illuminato a LED. La cattedrale che custodisce le reliquie di Sant'Agata sarà infatti dotata di una nuova illuminazione artistica mirata ad esaltare l'importante monumento anche nelle ore notturne. Vediamo. Festeggiamenti di Sant'Agata 2021 fortemente condizionati dalla pandemia, ma si cercano alternative per valorizzare comunque al massimo la ricorrenza in onore della Santa Patrona catanese. Il frontale della Cattedrale di Sant'Agata, infatti, in Piazza Duomo a Catania, avrà una nuova illuminazione artistica, realizzata grazie al contributo di Enel Green Power, con l'obiettivo di esaltare anche nelle ore notturne l'emblema del tardo barocco catanese. Lo rende noto il primo cittadino etneo salvo pogliese.
L'installazione dei nuovi corpi illuminanti avverrà con tecnologia LED, utile a valorizzare, nel pieno rispetto dello stile del monumento sacro, la parte inferiore del prospetto del Duomo e del gruppo scultoreo nella parte della storica facciata, il tutto senza intaccare il contesto storico e ambientale. Saranno sostituite le lampade attualmente esistenti di vecchia generazione, alcune delle quali non più funzionanti e non adeguate alle moderne concezioni energetiche. Pogliese ha ringraziato Enel Green Power per il gesto di generosità nei confronti di Catania, rilevando come la nuova installazione consenta di rendere sempre più bella e attraente il simbolo principale della città dell'elefante, ovvero sia la cattedrale dove riposano le reliquie di Sant'Agata e le spoglie dei personaggi che hanno dato lustro al capoluogo etneo, da Vincenzo Bellini al Beato Tusmet. Così, dopo il Castello Ursino, finalmente illuminato, adesso tocca alla cattedrale, uno dei simboli architettonici di altissima valenza religiosa e culturale. Bene, non c'è altro, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ringrazio in regia Carmela Fagone, vi lascio alle previsioni meteo, invitandovi a seguire, se lo vorrete, questa edizione sul nostro sito web e sui canali social. L'appuntamento con l'informazione è rimandato a stasera con la seconda edizione del nostro notiziario a partire dalle 19.45. Buon pomeriggio. Cielo sereno, poco nuvoloso nella prima domenica dell'anno in Sicilia. Splenderà il sole sulla fascia ionica, qualche nube invece nell'entroterra. I mari saranno calmi. Temperatura nella media stagionale, in discesa in questa prima fase del 2021. A Catania si registreranno 7 di minimo e 14 di massima. La temperatura più bassa ad Enna con -2 di minima.